Cominciamo la seconda serata dell'ESC di quest'anno, dove come nella serata di ieri ci sono dei talk. E il primo talk di questa sera riguarda la robotica, diciamo, educativa e la robotica agonistica. Allora, i primi ospiti che abbiamo nel talk di stasera sono il professor Fabrizio Vendramin dell'ITIS Volterra di San Donà di Piave e poi i ragazzi che insieme a lui sono andati a fare le competizioni di quest'anno ai mondiali di robotica di Bordeaux in Francia. Quindi passo subito la parola per non perdere ulteriore tempo al professor Fabrizio Vendramin e poi lui introdurrà se stesso e poi anche i ragazzi. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti. Il talk di oggi riguarderà la robotica agonistica. Facciamolo però un passo indietro perché tutto parte dal concetto di robotica educativa. La robotica educativa è ben nota ormai a tutti, viene praticata anche nelle nostre scuole in Italia, ma comunque anche ormai in tutto il resto del mondo. Addirittura alle primarie, quindi quelle che una volta si chiamavano elementari, anche alle, diciamo, medie e alle superiori, quindi alla scuola in realtà secondaria di primo e di secondo grado. La differenza però che c'è fra la robotica educativa e la robotica agonistica è una sorta di salto che si evidenzia da questo aspetto. In robotica educativa noi costruiamo dei robot e li programmiamo, i robot devono essere però diciamo autonomi, è una robotica autonoma. Il robot, una volta avviato, deve con la sua, diciamo, intelligenza artificiale, parola un po' grossa, compiere determinate azioni. La complicazione della robotica agonistica è che non basta costruire un robot, diciamo, che faccia una performance corretta, ma deve essere migliore rispetto agli altri, altrimenti non si vince. Da questo piccolo aspetto derivano tutta una serie di complicazioni veramente enormi. Non so, i motori devono essere più performanti, se usiamo per esempio un giroscopio per orientare il robot, questo deve essere estremamente preciso, così, oppure abbiamo una sensoristica per tenere conto delle distanze, questa deve avere determinate caratteristiche e così via. Quindi tutti questi aspetti vengono estremizzati. Da un punto di vista formativo, a mio avviso, la robotica agonistica dà un di più rispetto alla robotica educativa, perché un aspetto fondamentale è quello di leggere, e sono sempre in inglese perché tutto il mondo riesce quindi a usare questa come lingua, diciamo, comune, bisogna leggere un regolamento e all'interno del regolamento a volte si riescono a trovare delle chicche, dei piccoli particolari che permettono magari di sopravanzare le soluzioni tecniche degli altri, anche perché magari vengono previsti degli intoppi, degli ostacoli, delle difficoltà, che magari altri non riescono a leggere all'interno del regolamento. Un altro aspetto fondamentale, qui non parliamo più di robot, ma parliamo di noi umani, in questo caso degli agonisti, è l'aspetto del fair play. Cioè, in queste competizioni il fair play è fondamentale. Ci deve essere rispetto degli arbitri, dei giudici di gara, degli altri, diciamo, concorrenti, anche dei campi di gara e comunque in generale dell'ambiente dove ci si trova a gareggiare. E questo è sicuramente un aspetto molto formativo. Altre cose, una cosa anche importantissima, è la gestione della gara. Un conto è creare un robottino, provarlo a scuola magari, no? E fare appunto dei tentativi. Un conto è andare, come ci è capitato quest'anno, addirittura dopo regionali, nazionali ed europei, anche ai mondiali. Capite che le fasi finali di una gara mondiale che si svolge anche in 4 giornate diverse è un qualcosa di estremamente complesso, anche proprio da un punto di vista fisico. Ci sono gare la mattina, il pomeriggio, la sera. A volte di notte si sta su in qualche maniera a programmare, ma poi gli agonisti devono sapere che ci vuole anche il giusto riposo. È un po' come se fossero degli atleti, in realtà, in parte lo sono. E quindi anche questo aspetto, diciamo, è estremamente importante ed è molto formativo per i ragazzi. In
Io non mi dilungo ulteriormente e quindi lascio la parola ai nostri due relatori, perché oggi sono qui solo in veste di presentatore e non di relatore, e loro vi spiegheranno appunto gli aspetti della robotica agonistica, tutto il progetto che hanno fatto, che è veramente molto molto complesso, e poi risponderemo alle domande in una fase successiva, come di solito viene durante l'ESCO. Quindi lascio la parola al primo dei due relatori e buona visione. Grazie. Sì. Buonasera a tutti, io sono Denis Kosimovic, uno dei due membri del team Maze Leopard. Abbiamo partecipato per 2 anni di fila alla RoboCup Junior, ovvero una competizione a livello internazionale di robotica che coinvolge i giovani dai 5, 6 ai 19 anni, quindi parliamo di scuole elementari, medie e superiori, in diverse categorie come la soccer, ovvero calcio tra robot, dove due squadre si sfidano in una partita di calcio, oppure la rescue, che è quella che abbiamo scelto noi, la quale ha 2 sottocategorie, la rescue line e la rescue maze. La sfida principale della rescue è quella di della rescue maze è quella di navigare un labirinto che rappresenta un ambiente ostile dopo una tragedia come potrebbe essere un terremoto, quindi pieno di ostacoli, di voragini o anche di allagamenti, come potete vedere dall'immagine, e andare a soccorrere più vittime possibili. Le vittime possono essere di due tipi, come vittime visive, quindi lettere, e infatti per il riconoscimento questo tipo di vittime può portare all'utilizzo di intelligenze artificiali, di machine vision, e di vittime colorate. Per vincere questa gara lo scopo principale non è quello di navigare il labirinto nel modo più veloce, ma bensì quello di navigarlo nel suo complesso, quindi andare a effettuare una mappatura, una localizzazione del robot all'interno di essa e di salvare più vittime possibili. Qui è presente una tabella con i punteggi e le azioni che possono portare a fare quei punteggi. Ecco, questo è un video di una delle gare che abbiamo fatto a Bordeaux. Come potete vedere, il robot si muove da una tile all'altra e ogni volta che arriva al centro di una tile comunica con le telecamere per controllare la presenza di vittime, come in questo caso, dove ha rilevato una vittima verde, ovvero dove richiede soltanto la rilevazione senza rilascio di nessun kit. In questo caso invece è finito su una tile blu, ovvero in un allagamento, deve stare ferma 5 secondi. In questo caso il robot stava effettuando una mappatura, quindi si stava calcolando un percorso da seguire all'interno del labirinto che sta esplorando per la prima volta, quindi è una mappa che cresce. Ok, in questo caso era presente un'altra vittima, dove oltre al rilevamento deve anche rilasciare un kit all'interno di 15 cm da vittima. Sono anche presenti ostacoli come quel speed bump che deve riuscire a superare. Qua. E inoltre sono presenti anche delle tile nere come questa qui, in cui il robot non può passare, non può salirci, perché rappresentano delle voragini. Questi sono i vari traguardi che abbiamo raggiunto durante questi 2 anni. Il primo anno ci siamo occupati della Rescue Maze Entry, ovvero una versione più semplice della Rescue Maze, che si ferma a livello europeo. Invece il secondo anno abbiamo deciso di partecipare alla Rescue Maze, dove abbiamo raggiunto il primo posto in Italia, potendo partecipare ai mondiali, dove ci siamo classificati quarti. Sì, come potete vedere nella foto, ci siamo anche noi. Bene, lascio la parola al mio collega qui, che vi parlerà un attimo delle sfide, sia a livello hardware che poi. Buonasera a tutti, io sono Davide Rorato. Invece, mentre Denis ha parlato, anzi ha lavorato sul robot più sulle sfide software, io mi sono di più dedicato all'hardware del robot in sé.
Sì, è un problema abbastanza complesso quello della nostra categoria, perché abbiamo una serie di sistemi che devono comunicare e lavorare in sintonia e armonia. Come avete visto, il robot aveva due telecamere, ad esempio questa è la maniglia del robot, e qui viene montata una telecamera e dall'altro lato viene montata la seconda, e queste devono comunicare con il chip principale per comportare il rilascio dei kit, appunto dei medikit, e alterare il comportamento del robot. Anche per il rilevamento delle tile, cioè dei riquadri sul pavimento, di colore, è stato necessario anche sviluppare dei sistemi custom, come ad esempio qua c'è lo stampato del robot principale, che utilizziamo un TNC 4.1, quindi è basato su un microcontrollore, quindi un simile Arduino, però molto più potente e performante. Sì, e quindi abbiamo sviluppato, anzi in realtà ho sviluppato, perché dopo Dennis ha sviluppato la parte di software che riesce a far collaborare tutte queste parti insieme. Quindi sì, abbiamo sviluppato sia circuiti stampati custom per la scheda principale che monta tutti i connettori che collegano i sensori, e anche le schede dei sensori in sé, in modo da integrare tutto in un sistema il più compatto possibile, perché più compatto è il robot, meglio riesce a navigare e riesce a colpire meno muri possibili quando naviga in labirinto. È sempre un vantaggio avere un robot compatto. Anche la scelta dei sensori è stata molto importante, perché il nostro metodo di navigazione comporta avere delle misurazioni molto accurate della distanza, e abbiamo scelto dei sensori un po' particolari, multizona, che al posto di ritornare a una singola distanza funzionano più o meno come funziona il sensore dell'iPhone, del Face ID. Quindi abbiamo una matrice di diversi valori di distanza tra cui possiamo scegliere, e quindi possiamo attuare comportamenti diversi in base alla situazione. E oltre al software ho anche sviluppato un debugger, che si vede qui nel riquadro, perché siccome abbiamo una mole di dati abbastanza grande, abbiamo avuto la necessità di anche analizzarli in tempo reale, e quindi ho sviluppato questo software che è piuttosto dinamico, che ci permette di appunto filtrare e mettere dinamicamente in grafici i dati che vengono inviati dal robot in seriale. Questo sistema è abbastanza dinamico e può essere applicato a una serie di microcontrollori e piattaforme, quindi può essere esteso e non è solamente per il nostro settore, quindi è qualcosa che può essere interessante anche pubblicamente. Adesso, se Dennis vuole ritornare a parlare delle sfide del software che ha trattato. Ok, come ho detto precedentemente, allora una delle sfide era quella di navigare il labirinto in modo più completo possibile, quindi per poter portare a termine questa sfida abbiamo deciso di utilizzare una struttura grafo per salvarci la posizione di ogni singola tile, collegarle tra di loro, così anche da poter localizzare il robot all'interno del labirinto e calcolare il percorso migliore tra una zona già esplorata a un punto in cui deve ancora andare e verificare se sono presenti delle vittime. Inoltre, un'altra delle sfide era quella di riconoscere le diverse vittime, e quindi per questo abbiamo deciso di utilizzare delle OpenMV, che sono delle camere che ci permettono di fare machine vision avanzato, e per il riconoscimento di più vittime infatti abbiamo scelto di utilizzare un object detection piuttosto che un image classificator, perché era possibile trovare più vittime allo stesso momento. Questa immagine infatti è possibile vedere come stiamo riconoscendo tre vittime allo stesso momento, e per ogni vittima poi il robot avrebbe effettivamente fatto quello che doveva fare. Sì. Un altro punto era la comunicazione tra le camere e il TNC, perché noi le camere non potevamo utilizzarle tutto il tempo, perché andavamo a filtrare i colori, quindi se partiva magari una zona nera, il robot poteva iniziare a utilizzare l'intelligenza artificiale, e questo ci avrebbe provocato spreco e anche perdita di FPS alle camere. Quindi c'è stata anche tutta una comunicazione tra robot e camere quando effettivamente utilizzarle. Sì. Poi inoltre tutti i progetti, sia la repository del robot che di Arduplot, del debugger,
e della struttura per la mappatura sono disponibili su GitHub. Anche il prossimo anno si terrà la RoboCup a Eindhoven e anche il prossimo anno noi riparteciperemo come squadra indipendente del Translab. Grazie per l'attenzione. Vuoi venire anche tu? Qua possiamo... Sì, allora, se avete domande, sono ancora qua i ragazzi per le vostre domande eventuali. Un commento da parte mia, insomma, complimenti da parte, credo, anche di tutto l'ESC, perché comunque, insomma, siete... Quanti anni avete adesso ancora? 19 anni, quindi tutto questo lavoro è stato fatto da loro e sicuramente un lavoro di un certo livello, insomma, si può riconoscere.